No, beh, era una confidenza che facevo con la, con la stampa delle conferenze. È stata fatta ed è anche lì una bella soddisfazione. Che emozione ha provato questa giornata, ma anche appunto l'arrivo a sera, ma vedere un abbraccio di sorprendente. Sorprendente oggi, non pensavo che la città rispondesse in questa maniera, la città, la provincia, perché poi il seguito nelle ultime partite è sempre stato straordinario, ma al di là del seguito il rumore della gente che è venuta allo stadio, il rumore della gente di oggi che ci ha seguito col pullman, e fare questo mestiere è gratificante anche per queste cose, è bellissimo, perché poi ti paga dei sacrifici, del lavoro, dell'averci sempre creduto, ed è fantastico, fantastico per questi ragazzi che ricevono proprio la risposta del pubblico, credo che sia la soddisfazione, al di là del risultato, perché abbiamo scoperto qualcosa di importante. E che effetto ti fa ogni volta che sente il pubblico anche che gli dà la parola Europa? Addirittura non basta neanche più la promozione. No, andiamo piano. Adesso godiamoci davvero questa promozione, perché era 110 anni che ci davanti. Credo che ci sia ancora il tempo per fare festa. Stai già pensando come affrontare? Vedremo, ci penseremo. Adesso godiamoci, arriviamo, c'è la festa, perché si possa anche celebrare un successo. Il tuo obiettivo può essere una salvetta comoda? No, andiamo sempre a parlare dell'anno prossimo. Godiamoci questa adesso.